questa punizione di Allegretti con il pallone che rimbalza davanti a Benussi e si insacca. Dunque Bari 1, Livorno 0. Poi qui siamo a Bologna, due gol nel finale di primo tempo, il primo è quello del Bologna che passa in vantaggio, fa quasi tutto Di Vaio, la parte finale, conclusiva, decisiva la fa invece Zalaceta, che porta così in vantaggio il Bologna. Però il Palermo in neanche due minuti trova subito il pareggio, un calcio di punizione pennellato sul piede di Kier che mette dentro l'1-1. Poi però nel secondo tempo, nel finale, il Bologna torna in vantaggio, prima con Zalaceta che entra in area e con freddezza deposita in rete, poi guardate che cosa fa Di Vaio, prima salta il portiere, tenta di appoggiare nella porta tutta vuota, il pallone gli viene respinto e allora lui non ci pensa due volte e trova un diagonale da una posizione davvero impossibile, un gol bellissimo. Qui siamo a Cagliari, tutte e due le marcature nella ripresa, la prima è Conti che porta in vantaggio in questo modo di testa il Cagliari sulla Sampdoria e poi nel finale ancora di testa c'è un primo tentativo e poi però è Matri. Il tocco vincente di Matri. Qui siamo invece a Genova, partita che diciamo sembrava conclusa già dopo 45 minuti, anzi dopo un minuto Crespo mette in rete il cross di Mesto, il primo colpo di testa di Palacio, il palo e poi il tocco di Crespo, lo stesso Crespo che poi raddoppia poco dopo, sempre però con il contributo di Palacio, autore del primo tiro, il Crespo è pronto a ribattere in rete la corta respinta. Poi arriva anche il 3-0 sul finale del primo tempo, ancora Palacio, questa volta l'autore del cross basso che trova perfettamente appostato al centro dell'area Palladino per la deviazione vincente. Poi però nel secondo tempo le cose cambiano, il Siena riesce ad accorciare prima le distanze con Paolucci, bello il suo diagonale, passano pochissimi minuti e addirittura il Siena trova il secondo gol con questa grande girata di Maccarone. E poi però arriva Floccari a chiudere definitivamente l'incontro, vedremo poi se la posizione di partenza di Floccari che stava rientrando è regolare. Qui siamo a Roma, Milan in vantaggio con Thiago Silva, c'è stato Pirlo che ha battuto la punizione, Thiago Silva pronto alla deviazione di testa, poi questa volta è invece Ronaldinho a incaricarsi del cross che trova bene Pato al centro dell'area, bravissimo Pato anche ad anticipare il suo marcatore diretto e ad appoggiare verso l'angolino più lontano. Poi arriva il gol della Lazio, un gol rocambolesco perché c'è il tiro di Zárate che carambola prima su Oddo, poi su Thiago Silva e dunque questo è il gol della Lazio. Qui invece siamo a Parma. Nel primo tempo è Zaccardo a portare in vantaggio il Parma con questo diagonale precisissimo che adesso rivediamo, il suo sinistro che si va ad insaccare proprio nell'angolo più lontano. Nel secondo tempo c'è il raddoppio di Lanzafame, questa azione che è nata da una traversa colta da Abruscato del Chievo, il pallone è ritornato in campo, è partito il contropiede, Zemaili ha trovato Lanzafame che ha chiuso ogni discorso. Dunque qui invece siamo a Udine con il gol vincente della Fiorentina, c'è Vargas che batte questo calcio di punizione, il pallone è toccato da chi non si sa, comunque finisce in rete. Qui invece siamo all'Atalanta-Juventus di ieri sera, il primo gol di Camoranesi di testa al 36esimo, la prima deviazione di testa e poi arriva dopo neanche un minuto il raddoppio sempre grazie a Camoranesi che riprende una corta respinta di un difensore, dal limite dell'area lascia partire un destro davvero chirurgico ed è 2-0 alla fine del primo tempo. Poi però l'Atalanta non si arrende e in apertura di ripresa al sesto Valdés trova il gol che riapre momentaneamente la partita. Poi ristabilisce però le distanze dopo soltanto 4 minuti Felipe Melo, anche qui bravo a riprendere una corta respinta di un difensore e questo è il gol del 3-1. Poi però l'Atalanta, Maidoma trova
di nuovo il modo di far paura alla Juventus con Ceravolo, un gol bellissimo questo di Ceravolo dell'ex Reggino. In questo momento siamo sul 3-2, però poi nel finale la Juventus ristabilisce, anzi aumenta anche le distanze, prima con Diego, con il suo tocco in area, e poi con Trezeguet che troverà il gol storico, perché come abbiamo sentito lo porta ad uguagliare i gol segnati da Omar Sivori con la maglia bianconera, e questo è il 5-2 definitivo. Allora, questi erano...